Giacomo Stucchi, presidente del Copasir. Facciamo il punto della situazione per quanto riguarda il governo. Le vacanze non sembrano aver fatto bene alla maggioranza PD e PDL, hanno continuato a litigare e questo non fa bene soprattutto al Paese. Sì, diciamo che le vacanze sono state abbastanza tribolate per questa maggioranza, ma soprattutto per i cittadini che non sono potuti andare in vacanza, spesso per problemi economici, per mancanza del posto di lavoro. Di fronte a una situazione così drammatica, il governo, la maggioranza che lo sostiene, non ha trovato di meglio da fare che litigare continuamente e non dedicarsi, al contrario, ad affrontare queste tematiche reali, dei problemi concreti che ha la gente. All'orizzonte si vedono delle nubi molto grigie, dovremo aspettare probabilmente i primi giorni di settembre per capire come andrà a finire la partita che è stata aperta dal presidente Berlusconi nei confronti del governo. Io credo che questa legislatura durerà molto poco, ma questo governo in particolare durerà ancora meno. Il governo poi pensa anche agli immigrati, continuano gli sbarchi sulle nostre coste e questo non fa bene soprattutto l'economia del nostro paese. Assolutamente sì, un governo che sostanzialmente lancia un messaggio del tipo venite che c'è posto per tutti, venite che siamo disposti ad accogliervi anche se non avete un posto di lavoro, anche se non avete un'abitazione, qui c'è posto per tutti, non è un governo che fa le cose in modo serio. Un ministro che va a visitare i centri di trattenimento e valutando la situazione propone di portare queste persone negli alberghi, evidentemente è un ministro che vive al di fuori della realtà, che non capisce le difficoltà economiche che subiscono i nostri cittadini prima degli ultimi arrivati. Io inviterei il ministro Chienge a fare un giro nelle zone magari del sud della Spagna, della Costa del Sol, dove ci sono i centri di trattenimento spagnoli, fatti in questo modo dai governi centrodestra, mantenuti dal governo Zapatero e oggi ancora in mano al governo di centrodestra, gestiti sicuramente con rigore, e vedere come vengono, tra virgolette, accolti coloro che tentano di entrare in modo clandestino da quelle parti. Probabilmente si renderebbe conto che un po' di rigore e un po' di, diciamo così, di accoglienza fatta nel giusto modo, senza però abbondare e sconfinare quindi nel buonismo peloso, è la soluzione migliore per evitare che queste persone tentino all'infinito di entrare clandestinamente nel nostro paese.